Amici, ci troviamo in tenuta estiva, come vedete, alla Sala Molière per incontrare Nando Paone. Ciao Nando, come stai? Ben trovato! Grazie, sto bene, anche perché questo teatro per fortuna è un po' freschino, quindi stiamo un po' respirando. In questi giorni c'è un caldo... Un caldo bestiale, possiamo dire. Ma partiamo con la prima domanda, ecco, che sorge spontanea. Ma parlaci un po' di questa notizia. È fuori nevica, come abbiamo saputo da Vincenzo Salemme, torna in un film, alla ribalta. Sì, è una genialata, una delle tante genialate di Vincenzo, che è riuscito non solo a ricompattare il famoso quartetto, i neri per caso, i moschettieri, come vogliamo moschettieri chiamare. Ma devo dire che anche tu sai che un film, quando viene tratto da una commedia, deve essere un po' ampliato, aperto soprattutto, e lui è riuscito non solo egregiamente a scrivere una sceneggiatura molto aperta, molto gustosa così, ma a dare un ulteriore taglio, a parte il comico che va da sé, ma anche più nostalgico, più è molto molto interessante, sarà molto bello sicuramente. Io non vedo l'ora di andarlo a vedere, lo dico. Ma parliamo soprattutto anche del tuo personaggio, Chico, un personaggio anche molto particolare che tutti, ma davvero tutti, ricordano. Sì, è una cosa molto strana, è un personaggio che è piaciuto tantissimo trasversalmente, dal bambino di 3 anni all'anziano. Beh, è uno dei miei personaggi fortunati, devo dire. Io poi li scelgo con molta attenzione, insomma. E anche se Chico è stato un personaggio non tanto scelto quanto proposto da Vincenzo e accettato da me immediatamente, insomma, perché avevamo insieme intuito la sua potenzialità. È un personaggio che mi ha dato veramente tanto. Collega? Chi è il collega? Augusto! Sei tu. E che so io? E chi è Augusto? Controlliamo. Ma che controllo? Ha ragione, so io. Ma da sempre. Dite appuntate, ditemi. Si è rotto il semaforo, andate a dirigere il traffico. Va bene. Ma in questo quartiere camminano tutto così, poliziotto. Ma sai se tu camminano allora, così? Allora, giovinastro. Ma giovinastro, giovanotto. Ehi, ehi, ehi. Quale domanda le faccio io? Ma era postulata male. Che? Interrogatorio. Questa è la lampada? Mi devo accecare? Ah, com'è forte! Ma sposto un po'. Grazie. Quindi veramente la risposta. Allora tu saresti Enzo Ricchi, Non sarei, sono Enzo Ricchi. Sì, dicono tutti così. Tutti Enzo Ricchi si chiamano. Enzo Ricchi, nato a Napoli. Napoletano! È automatica, chi nasce a Napoli è napoletano. Proprio. Sei napoletano? Sono napoletano. Fammi vedere. Che cosa? Fai il napoletano? Io sono napoletano. Ma non ci credo, fammi vedere. Non ci credo, sono napoletano. Non ci ha capito, come sai, siamo napoletani, gente allegra, senza quei tempi che pensiero e ballo. Io so parlare. Com'è stato rivedere il copione, anche se naturalmente cambiato, perché per un film, non magari per una commedia a teatro, rivedere il copione che di parecchi, diciamo, anni fa, possiamo dire? Adesso non so esattamente di quanti anni fa, ma almeno 13-14 anni fa. Un successone! Sì, è stato un successo incredibile. Noi girammo, ricordo, per 8 anni con la stessa commedia. Abbiamo addirittura fatto anche città dell'estero. Siamo stati a Vienna, siamo stati in Svizzera. Internazionale. Sì, e poi l'Italia veramente a tappeto, da Aosta a Canicattì. Proprio veramente tutta l'Italia abbiamo girato. Io chiami Carlo Attrezzi. Il Carlo Attrezzi. Tu sei napoletano. Un'altra volta, sì. Fammi una pizza. Che ti devo fare? La pizza? La pizza? Ma quale pizza? Margherita! Ma che margherita? Capricciosa! Ma dove stai zitto pure tu? Oh, no, non gli dare cose, allora non capisce mai, non cresce questo qua. Ah, Chico, tu devi capire, questa non è una pizzeria, qua le pizze non si possono fare. Dammi la paletta, su. Sei dispiaciuto? Non si può fare la pizza. Ma no. Chi lo ha detto che non si può fare? Come non si può fare? Amma bella, accomodatevi. Ma dove mi devo accomodare? Al numero 3. Al numero? 3. Che sarebbe quello il numero 3?
Ma perché forse ne avete prenotato un altro? Ma perché tu forse ne vedi un altro qua di tavolino? Quindi una rimpatriata, possiamo dire, un rincontro. Un incontro di nuovo con i vecchi amici, amici ma anche colleghi di lavoro. Certo, certo, questa è una cosa che va un po' sfatata perché molti hanno pensato che il gruppo così considerato si fosse disgregato perché avevamo litigato per questi motivi qua. Non è assolutamente vero nulla, siamo sempre rimasti grandi amici, ciascuno ha preso la sua strada, ha fatto le sue scelte, ma siamo sempre rimasti in ottimi rapporti e in contatto. Poi le cose non sono eterne. Andiamo avanti. Vabbè, se la notizia arrivasse alla polizia, Cico potrebbe subire un processo che non potrebbe, cioè, mi si troppi potrebbe forse. Ma mettete in altre 4 o 5, tanto comunque non si capisce niente. Il succo qual è? Che Cico non deve andare alla polizia, deve andare in clinica. Non deve andare in galera. In galera, voglio dire. Scusate. Ora, ora, la domanda è questa. Ma che? Se Particella Scarrubati, mettiamo Cico, noi siamo tre fratelli, no da? Questo più corto so io, vedete? E non sono neanche irreversibili, come si vede, perché poi dopo tanti anni, a distanza di tanti anni, torniamo insieme per questo percorso, insomma, per riprendere un po' il percorso. E quindi io sono molto contento di questo, Vincenzo lo è altrettanto e anche Maurizio e Carlo sono molto felici di perché se posso dirlo anche noi, rivedete. Salutiamo gli amici di Fiesta TV. Ciao amici di Fiesta TV. Ciao e andate a cinema, eh? Andate, divertitevi.